Bene ragazzi, odio questo gioco. Quanto è difficile questo gioco. Cioè no, è difficile, quanto fa caga questo gioco, ragazzi. Quanto fa caga. Guardalo lì. Mi cago io mi cago con sti cose. Sono anche giganti, fra l'altro. Quando ho capito si può camminare comunque. Il camminare non fa casino. Oddio, questo qua cammina anche in diagonale. Questo fa anche le burle. E che quando incominciano a corrervi addosso fanno una caga, mamma mia. Fanno una caga assurda. Ok. Siamo qua, possiamo andarcene. Scendi subito, non perdere tempo, vai! Ok. Ci abbiamo ancora mezz'ora di gioco, più o meno, ragazzi, siamo a metà. Abbiamo fatto due video, ognuno da circa 15-16 minuti. Quindi ci manca mezz'ora di gioco circa. E mamma mia. Che strano l'effetto, gli viene anche sulla faccia l'effetto delle righe sul muro, è strano sta cosa. Se ci avete fatto caso, mentre scendevo le scale gli comparivano delle righe strane in faccia. Non posso correre perché se ce n'è in giro mi saltano addosso manco fossi benini, Sasha Grey. Quindi andiamo piano piano. C'è sangue ovunque, c'è qualche tipa con delle mestruazioni incredibili che si è divertita a lasciare il proprio marchio ovunque. E allora si entra qui molto velocemente. Grazie, prego, arrivederci, ciao, addio. Qua dentro. Non nelle docce, chissà cosa succede. Lo sapevo. Sapevo che c'erano chili di sangue. Litri e litri di sangue, cazzo. Vai via subito che si sentono lamenti strani. A parte che sei te, però. Andiamo piano, ok. Ragazzi, bisogna andare sempre piano ormai qua. Comunque preferisco di gran lunga questi... Ok, ritiro tutto. Questo posto è diventato, oh mio Dio, che macello epico, ragazzi. Che inquietudine, ma anche che figata. Wow, madonna, ragazzi. Wow. Comunque, stavo dicendo, preferisco questi mostri. Perché è sparito il volume? A quel tizio gigante là che ci insegue. Fanno molta meno caga. Oddio, e ora qua come faccio? Sono anche più facili da schivare, diciamo. Ok, credo che di dovermi infilare qui dentro. Credo. Ah, sì. Mi devo infilare qui dentro. C'è una piccola rientranza, diciamo. Ora incomincio a correre da adesso. Ok. Che fastidio, c'è il suono che va e viene, però. Sta cosa mi fa troppa paura. Giuro che mi sta inquietando non poco. Blocca A. Siamo nella riga 5 del blocco A. Che figata, queste stanze chiuse servono da checkpoint. È geniale sta cosa. È fighissima. Per non farvi fare un backtracking inutile. Tipo stile Boogeyman, ad esempio. Non c'è nessuno qua. Sto camminando piano per nulla. Sì. Oddio. Ah! No. Ho sentito casino e si corre. Ho sentito casino, quindi si corre. Si corre impauriti con la coda tra le gambe e il belino tra le chiappe. Quindi riandiamo piano, spero sia una buona idea. Sento ridere adesso, Dio. Quindi immagino che ci saranno altre due ambientazioni, perché nel primo video eravamo in casa, nel secondo video eravamo in manicomio. Qua nel terzo video credo che... Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ah! Ma sei scemo! What's going on? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. Ma che seduta di merda? Quanto dura? 20 secondi di cosa psichiatrica? Utilissima. Grazie, eh. Aspetta un secondo, voglio andarle a parlare. Pronto? No, non voglio lui, voglio lei. Parlami, sorella, vaffanculo. Ok, vabbè, quanto ansma però quest'uomo. Cioè, appena fa due passi. Ancora. Ancora la massa informe qua. No, 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 no.
Allora, dovrei aver visto un video, cioè, perché dovrei aver visto? Cioè, ho visto un video dove lui camminava qua, nei cosi rotti, e le cose, questo, eccola lì, attirava lì Vin Diesel che correva, quindi noi possiamo superare Claudio Bisio con facilità, e in questo modo Kurt Angle non ci insegue. Bene, adesso vediamo dove possiamo andare, sperando che non ce ne siano altri, perché non voglio rifare sta cosa. Guarda, è pazzo, guardalo. Si vede che è pazzo. Porta! Vaffanculo, ok. Blocco 3. Sesto corridoio. No, quel corridoio? Sì, 6 mi sembra ci fosse scritto. Ci abbiamo ancora un 20 minuti, ragazzi. Aia. E io sono curioso. Tanto curioso di vedere come va a finire. Non credo abbia più di un finale, perché alla fine non ha alcun... alcuna scelta, quindi non credo abbia qualche finale, cioè anche che abbia un finale basta, non mi ha mai fatto scegliere. Mi sa, c'è scritto exit, cosa c'è qua? Delive. Ah, che male, no, ah, che male, no, ma cosa, caro? Oddio, Game of Thrones. Jamie, sei Jamie. Perché? What are you talking about? I'm your wife. But you don't even have a sister. Ecco, madonna ragazzi. I'm worried about you. Why don't you get a glass of milk to calm your nerves? Ma no. Okay. No, è una trappola. It's a trap. No, prendi questo, prendi, che io non mi fido. Siamo tornati in casa, madonna. Andiamo a prendere un bicchiere di latte, seriamente, ma seriamente. Ecco. Ecco qua. Ora sì che ci divertiamo. Ora che è tornato un mastro lindo, sgrassatore, combina guai senza rumore. Aiuto. C'è sempre il bell'uomo. Ciccio bello alla bua e volete 12 40. Se tu cerchi un numero. What? Seriamente, Jamie? Noi te lo troviamo subito. Che okay, gusti di merda, fra l'altro. Aiuto, perché è tutto nero? 892 892. Carglass ripara, Carglass sostituisce. Sto diventando uno spot vivente. No, ancora. Aspetta, vediamo se è cambiato. Sì, è cambiato la pagina, sì. Quello è vero, però è sempre in quella lingua incredibile che è il latino e non ci voglio ora di mettermi qua e sfoggiarvi le mie conoscenze. Perché in verità lo so molto bene anche, solo che non ci voglio adesso, non è che sono così masochista. È una stanza. Ok. La stanza dove sono? Cos'è sto posto? 12:40, possibile? Pronto, aiuto. Sta per accadere qualcosa di incredibilmente pauroso, ragazzi. Scendiamo le scale. Ok, non è quello che mi aspettavo un botto improvviso dalla Madonna, invece. Io c'ho caga, però. E lui è lì che scende, tutto felice, ma io c'ho caga. Sento un orologio, sento il ticchettio. Eccolo qua. Un orologio a pendolo, come cavolo si chiamano? Sì, si chiamano così. Mi scusi però, quanto è lontana sta cucina per un bicchiere di latte? Cioè, d'accordo che magari siete ricchi, però per prendere seriamente il taxi da una stanza all'altra mi sembra un po' eccessivo, no? Non mi sembra... Non vi sembra un po' tanto anche a voi? Questa è una cassaforte. Ah, il frigo, bene. Ho preso il latte. Basta? Tutto questo per un sorso. E a te va bene stare in una casa del genere, dove per un sorso di latte devi girare 8 ore. Ora accadrà qualcosa, ragazzi. È impossibile che ci rifacciano rifare tutto il percorso uguale. È impossibile. Questo gioco ci ha insegnato che odia il backtracking. Vedete? Qualcosa sta per accadere. Questo gioco ci ha insegnato che il backtracking non è ben accetto. Quindi o qualcosa cambia, o io mi cago addosso, o botti improvvisi, ok. È veramente bravo a questo. Guarda, c'è la bambola adesso.
Mi prende la gamba. No. È veramente bravo a costruire l'ansia, però, ragazzi. È veramente bravo. Perché non accade quasi mai nulla. Accadono sempre solo quando meno me lo aspetto. Quindi ho anche difficoltà a capire quando devo avere paura. Ce l'ho fatta? Ah no, c'è una porta qua, what? Cosa? Non ho capito ancora. Cosa succede? C'è una... No, dai, ho paura io quando accade così. Ragazzi! Io non ho capito se prima o poi cambierà qualcosa. Ok, ultima volta, ultima volta. Perché di qua non c'è niente. Ok. Niente. Oh! Un pro. Sono un pro. Ma solo il bagno c'è qua. Ma stiamo scherziamo? Ma solo il bagno, tutto questo? Secondo me bisogna entrarci. Vaffanculo, ok? Vaffanculo, te e i tuoi denti che ti cadono. Sì, ma io mi cago sempre, non è che... Vai via! Ma allora, io non ho ben capito, sinceramente, perché nel frattempo ho scoperto che ci sono anche mille finali diversi. Quindi, io da quello che ho capito è che anche se abbiamo fatto il latte e tutto, dobbiamo andarcene indietro e ricominciare a girare. Mi sembra di aver capito. Ok, di qua. Oh! Sì, appunto, ok, sì, ok, giusto. A quanto pare dobbiamo semplicemente continuare a girare un po' random e vedere cosa accade. Un po' di caga c'è, ovviamente. Si mette a 90 perché così i fantasmi si possono divertire, dai! Ok. Quanto è lungo sto corridoio? Cosa c'è lì? Ah! Certo! Ovviamente oserei dire. Anche perché in tutti i video che ho trovato il giocatore faceva una scelta diversa. Ovvero non andava su quando usciva dal manicomio, ma andava a destra. E andare su implicava questo che stiamo facendo noi. Andare a destra implicava che tipo diventavamo bambini, una cosa del genere. E c'era tutto un altro gameplay. Sei andata, puttana? No! Sta arrivando, capito? E io cosa posso farci? È lì. E non so cosa farci io. Ha smesso? Oh mio Dio, vai! Ok. Ok. Piano. Andiamo piano perché questa qua mi trancia a metà. E non voglio ripeterlo perché l'ha già fatto una volta. Qui dentro. Cosa c'è, una cosetta bianca lì? No, niente. Vaffanculo. Ok. Continuiamo di qui. Un po' di caga ce l'ho, non lo posso negare. Molta caga ce l'ho, non lo posso negare. Mi sto cagando addosso, non lo nego. E vediamo cosa succede andando di qua. Eccola lì. Te va un po' a cagare. Non la sento più. Credo che sia una specie di fantasma che finché ci insegue, ok, se noi scappiamo sparisce. Ok, andiamo giù. Madonna, ragazzi, mamma mia, cos'è stato quel rumore, quell'ombra che passò davanti a me. Ok, andiamo, non molto veloce. Ok, vai. Vai.
Non si vede niente. Niente. Eccoli qua, ok. Stavolta bisogna cambiare direzione. Ok, vai. Ma appena vedo una porta mi ci infiondo. Perché alla fine le conto sempre come una specie di checkpoint. Paurissima, paurissima. C'è anche qua il dipinto di una baguette incredibile. Ok, complimenti per i quadri, complimenti per il buon gusto. Bene. Andiamo via. Subito, tipo. Tipo subito. C'è troppo silenzio. Eccola lì. Vaffanculo. Ok, ha smesso. Bisogna aspettare che smette e poi si può andare tranquilli, in teoria. In teoria. In teoria, eh. Continuo a dirlo perché potrebbe spuntarmi adesso e ammazzarmi. Guarda quanto silenzio e quanta ansia, ragazzi. Vai via! Ok. Stop un attimo, prossima parte dove finiremo il gioco.